Émilie Ratajkowski, ecco perché, il risveglio con la brioche francese è dolce. Se ci si reca a Parigi di sicuro non si può rinunciare ai tipici croissant e brioches, e, nonostante la passerella alla Fashion Week, Émilie Ratajkowski ha deciso di goderseli a colazione. Un tempo le modelle non si sarebbero mai abbuffate di dolci a colazione, ma le mannequin in questione di certo non si chiamavano Émilie Ratajkowski. La top statunitense, in piena Fashion Week, ha voluto assolutamente provare le famose brioches parigine che come tutti sanno sono famose per il loro alto contenuto di burro. Buone e gustose, Émilie ha deciso di condividere su Instagram la sua prima colazione francese e, al contrario di ciò che le persone potrebbero pensare, ha spazzato via tutto il piatto dei dolci. Insomma, altro che carboidrati, zuccheri e grassi, qui l'unica cosa che si evita giustamente è la dieta. I precedenti con il mondo della moda. Émilie Ratajkowski è stata invitata alle varie Fashion Week dove ha sfilato con le sue amiche socialite Bella e Gigi Hadid, nonostante qualche tempo prima fosse stata al centro di una polemica tra lei e il mondo dell'industria fashion. Émilie aveva denunciato la sua difficoltà nel lavorare in questo settore a causa del suo seno, giudicato troppo prosperoso dagli stilisti, sentendosi penalizzata per il suo fisico femminile e pieno. Da un po' di tempo mi succede questa cosa, la gente mi guarda e pensa, oh, è troppo sexy. È come una cosa contro le donne, il fatto che le persone non vogliano lavorare con me perché il mio seno è troppo grande. Cos'ha che non va il seno? È una cosa bella e femminile che bisogna celebrare. Tipo, chi se ne frega? Sono belle sia grandi che piccole. Perché dovrebbe essere una questione? Dopo queste frasi si era scatenato un gran putiferio, con chi ha dato addosso a Émilie Ratajkowski dicendole che era un'ingrata soprattutto perché in quel periodo era stata scritturata per diversi film. Le polemiche sono state così accese che la modella è dovuta tornare sui suoi passi e specificare che si riferiva al mondo della moda e non a quello del cinema. Ma, a quanto pare, non ha difficoltà a trovare lavoro visto che alla Milano Fashion Week è stata una delle protagoniste della sfilata di Bottega Veneta. Riquadro del suo tempo. Émilie Ratajkowski è sempre stata una modella controcorrente. Dal cibo ai servizi fotografici senza veli, dalle posizioni politiche a quelle lavorative, la ragazza è esattamente espressione di ciò che vuol dire essere una supermodella oggi. Socialite e influencer, US alle piattaforme web per farsi pubblicità, veicolare messaggi e accrescere la sua popolarità, una strategia che oggi è usata da molte modelle, che hanno capito di dover sfruttare la potenza della rete per rimanere a galla nel loro lavoro. Émilie è fidanzata con Jeff Majid, un musicista che appena può l'accompagna in ogni angolo del mondo e che si sposa perfettamente con la sua anima ribelle. Il mio fidanzato Jeff Majid ha fiducia in se stesso ed è stato cresciuto dalla madre, ama e ammira le donne. Non pensa solo che siano belle, le ama profondamente e le rispetta, così approva ciò che sono.